viaggio è affidato al razzo Falcon 9 della compagnia privata SpaceX del magnate visionario Elon Musk. Dalla base aerea di Vandenberg, in California, inizia la nuova tappa euroamericana del programma Copernicus della Commissione europea. Questa volta tocca Sentinel-6, il satellite dedicato all'osservazione dell'innalzamento del livello di mari e oceani. La nuova sentinella a guardia della salute del pianeta è stata ribattezzata Michael Freilich in nome dell'ultimo direttore della divisione Scienze della Terra della NASA, andato in pensione nel 2020. A lui, oceanografo di formazione, si deve l'intuizione di affrontare il problema dell'innalzamento del mare sfruttando le competenze di professionisti di aree scientifiche diverse provenienti da tutto il mondo. L'innalzamento del livello del mare, un fenomeno che comporta problemi immediati per le fasce costiere, dipende da più fattori. Sul banco degli imputati siedono i cambiamenti climatici. Quando sale la temperatura, i ghiacciai si sciolgono e l'acqua che ne deriva finisce in mare. Ma non c'è solo questo fenomeno. Il caldo generato dal riscaldamento globale viene infatti assorbito dalle acque, le cui molecole iniziano a muoversi più velocemente, facendo quindi espandere il volume dell'acqua stessa. Secondo gli esperti, questo fenomeno è alla base di un terzo dell'innalzamento del livello del mare in tutto il mondo. Le variabili a cui sono soggette le acque sono molte. Gli oceani seguono delle fasi climatiche proprie che potrebbero nascondere o potenziare gli effetti dei cambiamenti climatici a seconda del periodo di osservazione. Insomma, vanno studiati con attenzione perché predire quello che succederà non è semplice, tant'è che benché nella comunità scientifica sia acclarato che il livello dei mari continuerà a crescere, non c'è unanimità sulle proporzioni del fenomeno. Sentinel-6 si occuperà del monitoraggio degli oceani. È il primo di due satelliti identici lanciati in sequenza. Mapperà il 95% degli oceani della Terra liberi da ghiaccio ogni 10 giorni e fornirà informazioni importanti per l'oceanografia operativa e per gli studi sul clima, ma anche sul meteo. Lo ha spiegato l'Agenzia Spaziale Europea, che per questa nuova sentinella ha collaborato con NASA, Eumetsat e NOAA. Sentinel-6, oltre a fornire dati per capire il rapporto tra oceani e cambiamenti climatici, supporterà anche la navigazione e le industrie marittime e aiuterà nella definizione dei rischi ambientali. Sarà un tassello per il Green Deal europeo, il grande piano per rendere sostenibile l'economia del vecchio continente. Il programma Copernicus, voluto dalla Commissione europea in collaborazione con l'ESA all'inizio del XXI secolo, per quanto riguarda la componente spaziale, è formato da una famiglia di satelliti che lavora a coppie. Le prime sentinelle ad essere lanciate in orbita nel 2014 osservano la Terra fornendo immagini radar. Sentinel-2 si occupa invece di fornire immagini in alta risoluzione del suolo terrestre, della vegetazione in particolare. Sentinel-3 monitora la Terra in maniera globale, tenendo sotto controllo la temperatura di mari e suolo, mentre la sentinella numero 4 si dedica all'atmosfera con il supporto di Sentinel-5. L'Italia ha sempre dimostrato un forte interesse verso Copernicus. È stato il secondo contributore nei primi due segmenti e 4 degli 8 satelliti attualmente in orbita prevedono una forte partecipazione italiana, spiega Fabrizio Battazza, responsabile di programma per l'Agenzia Spaziale Italiana, durante un evento organizzato da ESA per la presentazione di Sentinel-6. Siamo, diciamo, tra i paesi, non dico più a rischio, però comunque più interessati dall'innalzamento dei mari. E questo progetto COSTE prevede l'utilizzo dei dati Copernicus e Cosmos CIMED in particolare, e anche di Sentinel-6, che ora con tutti stiamo aspettando il lancio del satellite Michael Freilich, la prima unità di Sentinel-6, che porterà quindi nuovi prodotti al programma. Perciò anche questo progetto attualmente in corso ne farà uso da subito per offrire prodotti che vanno dallo studio del livello dei mari all'inquinamento delle aree costiere, allagamento delle aree costiere e così via. Inoltre l'anno scorso, ma a marzo 2019, l'Italia, attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana, ha lanciato il primo satellite europeo iperspettrale con un sensore iperspettrale che si chiama Prisma. E anche Prisma potrà offrire in modo complementare delle misure importanti riguardo le coste, in modo complementare a Sentinel-6, intendevo, può offrire
prodotti che riguardano la parte costiera, quindi erosione delle coste, ma anche la torbidità, per esempio, delle acque interne, come i laghi e così via. Insomma, la collaborazione internazionale è attiva e si muove su più piani. I dati di Sentinel-6, così come quelli delle altre sentinelle, saranno liberamente accessibili.